Oggi siamo a Roma, in casa Edison, e presentiamo la tappa zero di un progetto che portiamo avanti con le associazioni di consumatori. Con noi ci sono 25 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni che immagineranno e progetteranno insieme in un lavoro di squadra soluzioni per un uso consapevole dell'energia. Lo facciamo con i ragazzi perché è fondamentale raccontare loro che la tecnologia, che spesso viene vista come qualcosa di negativo e che porta l'umano fuori dalla strada della sostenibilità, in realtà può essere uno strumento che può migliorare il nostro rapporto con il nostro pianeta. Abbiamo delle aspettative piuttosto alte proprio perché confidiamo moltissimo nella capacità di riflessione ma anche propositiva dei ragazzi su questi temi. Saranno le generazioni del futuro e quindi quelli più adeguati a maturare delle scelte di consumo maggiormente sostenibili che allo stesso tempo possono orientare le scelte di produzione della parte imprenditoriale. Per Edison è importante sviluppare queste iniziative sul territorio perché nell'approccio della sostenibilità anche il territorio e la vicinanza, la prossimità alle comunità, ai territori, alle famiglie, ai propri clienti è un elemento fondamentale. Questa settimana in particolare, la settimana della cultura d'impresa, stiamo lavorando con i ragazzi per insegnare loro che cosa vuol dire fare impresa, che cosa vuol dire generare valore da una propria idea. Abbiamo cercato di fare un progetto contro l'inquinamento. Quando si butta la cartaccia per terra, un sensore manda un messaggio al telefono dicendo che bisogna raccogliere o mandando, tra virgolette, una mini multa. È una sorta di hackathon, quindi i ragazzi oggi sono stati chiamati a reimmaginare, a hackerare, a modificare, a manomettere i sistemi, quelli tipici della tecnologia, quelli tipici delle nostre prassi sociali, utilizzando queste nuove tecnologie, in particolare quelle dell'IoT e degli smart product. Il mio gruppo ha lavorato sull'inquinamento nel mare. Abbiamo costruito un progetto che si chiama la boa intelligente. Quando si butta un oggetto nel mare, rileva l'oggetto e raccoglie questo rifiuto. Abbiamo lavorato sull'identificazione di un bisogno, partendo dall'esperienza dei ragazzi. Sulla base di questo ci siamo fatti venire qualche idea su come la tecnologia possa contribuire a migliorare quel problema. Ci siamo cimentati nella prototipazione di un prodotto tecnologico che abbia questo scopo. Ho realizzato un progetto che si occupa di non far sprecare l'energia prodotta dai riscaldamenti, facendo in modo che se c'era un certo grado di temperatura, la persona veniva avvertita con una luce e un allarme. Per non farci mancare niente abbiamo provato a costruire un modello di business su questa idea, un modello di sostenibilità economica. È stato un po' difficile perché i pezzi erano difficili da montare e ci è voluto un po' per capire le funzioni di questi oggetti. I giovani devono essere protagonisti del loro futuro, ma non a parole, devono progettare le nuove politiche in cui loro poi vivranno. Sarà importante che una nuova generazione arrivi già formata e già avendo chiaro che cosa vuol dire utilizzare questi oggetti per dei fini positivi, per il risparmio energetico. Le cose che abbiamo fatto oggi sono importanti perché riguardano noi e come vivremo. I valori di Edison sono sicuramente l'attenzione ai temi della sostenibilità, dell'ambiente, di un consumo efficiente e consapevole dell'energia, ma anche un ruolo comunque educativo verso la comunità e sicuramente senza mai perdere di vista la protezione dei consumatori e l'attenzione verso ogni consumatore. I giovani hanno ripreso in mano il proprio futuro, hanno un grande senso civico, conoscono le tecnologie e quindi possono essere un grande veicolo di sensibilizzazione e di progresso. Ci siamo divertiti perché comunque lo scopo c'era e ci siamo riusciti.